Ciao amici, che buio, non si vede niente. Aspettate un attimo. Per fortuna ho la mia luce pilota di questo Godox. Mi vedete bene? Si vede? Cosa è successo? Davide nello scorso video si è portato a casa il Godox che mi aveva prestato. Quindi io ho detto, ma non sarà così importante la luce nei video di YouTube. E quindi oggi ho provato a fare un video senza luce. Ma, come vedete qui davanti, ho già preso lo stesso LED, come vedete. Questo è un Godox SL60V, ok? Un LED, solo che non si può andare avanti così, no? Quindi adesso cerco di accendere, prima di tutto, le luci dello sfondo. E già un po' mi si vede. Poi cerco adesso una luce anche che faccia un po' di ambiente, così vi faccio l'unboxing, poi lo montiamo e vediamo un po' le differenze. Sigla! Rieccoci qui, ho messo una ring light giusto per avere questa illuminazione provvisoria prima di montare questo bellissimo SL60V della Godox. Allora, cos'è? È una monotorcia LED, dentro si trovano le istruzioni, questo è decisamente molto semplice, ha on off e potenza, e anche un telecomandino, ma non è così indispensabile. Cavo di alimentazione, decisamente molto molto lungo, polistirolo, e nella scatola abbiamo monotorcia con la sua capsula protettiva, qui si tira in avanti, qui si tira indietro, ed ecco che c'è il leddone qui davanti, ok? Un led veramente potente, tanto che mi produce una luce da 60 watt. Qua dietro attacco per l'alimentazione, on off e la potenza. Ha anche un sistema di doppi canali che lo fa funzionare con tutto l'ecosistema Godox, che io personalmente amo tantissimo. All'interno c'è una parabola sempre comoda, gli innesti di tutte le monotorce Godox sono di tipo Bowens, quindi la maggior parte degli accessori che si trovano sul mercato ha questo attacco, e quindi è ottimo perché fa diventare tutto l'ecosistema molto molto ampliabile. E come dicevo prima, il telecomandino, che non è così fondamentale, on off e alcune funzioni. Iniziamo a montarlo. Per montarlo bisogna prendere uno stativo, magari qui in descrizione vi lascio tutti i vari possibili link con acquisti del Godox, del mio stativo e anche dei modificatori che io utilizzo per avere una luce ideale. Bene, inizio e monto. Eccoci, allora qui ho montato, mamma mia, fa una luce pazzesca, il LED, non ci ho montato sopra la capsula, è nudo e crudo, non ve lo mostro perché c'è un tugurio assurdo. Come vedete le ombre sono molto nette, tant'è che se mi sposto indietro si vede qui la mia ombra, che non è per niente bello da vedere. Il mio setup luci di base ha uno sfondo con un paio di LED, qui dietro c'è il mio amato Volkswagen T3 della Lego, io sono un grande appassionato di Lego, se andassi a inquadrare più verso l'alto vedreste un paio di collezioni di Lego, ma non sarà questo il video in cui ve le mostro. Cosa serve la parabola? La parabola serve a direzionare la luce solamente al di fuori del cono, quindi non avere una dispersione. Con un LED così non ha molto senso. Con le monotorce che hanno la lampada, il bulbo che esce fuori dalla monotorcia, ha molto senso, perché altrimenti avremo una dispersione pazzesca. Inoltre l'interno è anche argentato, quindi c'è una riflessione al suo interno che è molto utile, ma può essere sensata se si monta spacca. No, vabbè, era fatta apposta in realtà, non sapevo fosse fatta così, con il buco che penso si possa rimettere su. Vabbè, questo foro qui serve per far passare l'ombrello in caso in cui volessimo utilizzarlo non con gli accessori che utilizzo io, ma con delle ombrelle bianche o delle ombrelle argento. Bene, la luce, dicevo, è troppo dura. Cosa ci possiamo mettere davanti? Principalmente ci sono tre opzioni valide.
La prima è quella di metterci, come dicevo adesso, un ombrello, quindi ci sono degli ombrelli che costano niente su Amazon, va bene di qualsiasi marca, cambia un po' la dimensione, cambia un po' il materiale, ma va benissimo per video di YouTube. È la soluzione più economica, ha una luce un po' troppo diffusa. Infatti, se io montassi qui l'ombrello, potrebbe essere che lo sfondo venga tanto troppo illuminato, quindi i LED dietro andrebbero a perdersi. L'altra opzione è l'opzione softbox. I softbox io ne ho due, sono decisamente molto grandi, sono dei 60x90 della Wally Max Pro, sono ottimi, veramente buoni, li uso un sacco per la fotografia, soprattutto fotografia di prodotti still life, ma sono tanto ingombranti. Io qua sto cercando di farmi un setup che mi possa restare anche quando vado via dallo studio, quindi avere sempre costantemente un softbox enorme non è il caso. Il softbox produce una luce molto molto morbida, quindi tutte le ombre che qui vedete nette saranno sicuramente molto più ammorbidite. La terza opzione, che è quella che io vado a utilizzare, è quella del Beauty Dish, che adesso lo prendo. Eccoci qua, Beauty Dish, un nome, una garanzia. Effettivamente è proprio questo, è un piattone gigantesco. Come vedete, sembra un'antenna parabolica. Il mio è rivestito tutto di argento. Ci possono essere dei beauty che hanno questa parabola che va a riflettere la luce. Può essere traslucida bianca o argento. Cosa succede? È fatto apposta per il ritratto di beauty, per delineare magari il trucco e le forme di una modella. Ed ecco che io l'ho scelto per questo. No, non l'ho scelto per questo. Si infila dentro la monotorcia. Col flash funziona meglio perché la monotorcia fa andare la luce un po' ovunque. Con il LED in realtà l'effetto si perde abbastanza, quindi arriva la luce, riflette un po' ovunque e parte e arriva abbastanza frontale da davanti. Si possono mettere diverse cose davanti. La cosa migliore, a mio avviso, per il Beauty Dish, mamma mia che suono che produce! La cosa migliore per un Beauty Dish è metterci davanti la griglianino d'ape. La griglianino d'ape permette di raddrizzare, diciamo, i raggi della luce, quindi non averli a sinistra e a destra, e quindi mi fa evitare tutte quelle luci che si chiamano parassite, ovvero rimbalzi di luce non voluti, che magari mi rimbalzano sul muro, e io involontariamente ho una luce da dietro, che sarebbe la luce da davanti che riflette e mi arriva dietro, che non mi va bene magari. Io cosa vado a utilizzare? Vado a utilizzare la copertura. L'effetto finale è un effetto molto simile a un softbox, tant'è che potrei utilizzare il softbox, ma soprattutto non lo utilizzo per il motivo che vi dicevo prima, quindi spazio. Qui in pochi centimetri di spessore abbiamo già la luce che ci serve. Adesso la vado a montare e vediamo come cambia. Eccoci, niente male, no? La luce è diventata molto più smorzata. Se io mi sposto indietro, come vedete, la mia ombra è molto molto più morbida, non si vede tutta la parte del volto, è molto meno scalfitta, quindi si nota un po' di meno. L'effetto è molto simile a quello di un softbox. Quando io ho la luce diretta e monto il Beauty Dish, sicuro almeno uno stop di potenza di luce la vado a perdere, quindi dovrò sovraesporre la luce della lampada. Mettendoci davanti anche la copertura, sicuramente vado a perdere un altro stop, quindi devo potenziare. Gli altri modelli di luce LED potevano essere quella da 150 watt, che per video YouTube non ha assolutamente scopo. Io non l'ho presa non per motivi di costo, che costa poco di più, ma proprio perché mi piace l'idea di avere un 60 watt che lo posso sfruttare al minimo, al massimo, in base alle cose che devo fare. Non vado quasi mai ad alzare, diciamo, la luminosità al massimo. Bene, spero che vi sia stato utile. Come sempre, vi invito a mettere mi piace. In descrizione trovate tutti quanti i link dei prodotti che ho utilizzato e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!